Sì, avremo qui a San Giovanni la presenza di Fabrizio Barca, che tutti conoscono, insomma, è un economista, uno studioso, è stato ministro nel governo Monti e sta dedicando questa parte della sua vita alla lotta alle disuguaglianze sociali. Insieme a lui avremo un altro economista che viene da un mondo completamente diverso da quello di Fabrizio Barca, che è Giuseppe De Marzo, che viene dal mondo del mutualismo, viene dal mondo della lotta all'interno alle periferie, soprattutto romane, ma ha un'esperienza molto ricca anche nella democrazia ambientale ecologista nell'America Latina, e si chiama Giuseppe De Marzo. E vedremo come questi due mondi, così lontani e quindi due approcci così diversi, arrivano alle stesse conclusioni per quella che è la lotta alle disuguaglianze sociali nel nostro paese, che è uno dei temi principali. Per cui Libera si sente prettamente coinvolto, perché noi riteniamo che le disuguaglianze sociali, le ingiustizie sociali che sono presenti in questo paese, sono uno dei momenti più importanti per le mafie di arricchimento e anche di poter comunque espandersi all'interno del territorio nazionale, come vediamo anche all'interno della nostra Toscana. Quindi un tema molto importante che affronteremo giovedì 5 ottobre alle 18 alla Pieve di San Giovanni Battista, e siccome parte da quella che noi riteniamo un inganno, cioè l'inganno dell'autonomia differenziata, che non ha prospettive né da un punto di vista economico, ma che andrebbe anche a creare ancora maggiori squilibri, soprattutto nel welfare sanitario e sociale, vedremo come loro si approcceranno invece a quella che loro chiamano la democrazia decentrata, cioè un nuovo rapporto che deve nascere proprio tra lo Stato centrale e le amministrazioni locali. Quindi un invito veramente facciamo al sindacato, al mondo dell'associazionismo sociale, ma anche ai movimenti politici, alle stesse istituzioni locali. Abbiamo invitato espressamente anche una lettera congiunta al sindaco, tutti questi organismi a partecipare, perché sarà veramente un momento importante di confronto con due persone che veramente lo vivono tutti i giorni. L'altro momento importante, sempre di Fabrizio Barca e di Giuseppe De Marzo, sarà la mattina dopo, quando incontreranno 150 studenti dell'ISIS Valdarno e dei licei di Giovanni da San Giovanni, in un rapporto molto interattivo in cui saranno i ragazzi a porre le domande ai due interlocutori, e loro sulla base delle domande che faranno i ragazzi imposteranno il lavoro. Quindi molto importante che parleremo di partecipazione, anche lì di disuguaglianze sociali, perché è bene che i nostri ragazzi comincino anche a farsi un'idea di quello che sta avvenendo nel nostro paese e delle forme vere per poterlo combattere.